una punizione di marca sudamericana. Il Parma, che ha dovuto rinunciare all'infortunato Melli, non ha saputo. È entrato 11 minuti prima al posto di De Ruggero. Di Cara ha colpito male la palla, ingannando Taffareo. Un peccato di... Lo stesso Boban mette in area, fortunato non sbaglia. Pareggiare in fondo non è peccato, un punto può muovere la classifica nei piani alti come nei bassi fondi. Gelbari dopo 8 minuti, angolo di Pedone, uscita avventurosa di Bucci, Guerrero, disturbato Bucci da Gautieri, palla a Tovalieri che pareggia, è l'ottavo gol in campionato. Carlo Longhi ci dirà, ma certo è che a Bari si rivede finalmente il trenino, peccato, sembra di meno più per nessuno. Invece il pur bravo Fontana ha voglia di farne su quello che sembra un controllabilissimo cross. Per Melli l'occasione è troppo ghiotta, mancano 2 minuti alla fine, ma è più giusto così, come ammetteranno i due allenatori, forse non felici, ma certamente contenti. Che non è stato servito, alla mezz'ora pareggia il Bari con Mazinga sugli sviluppi di un angolo di Marcolini. E per Mazinga è la quarta rete nelle ultime 3 partite. Vediamo il tiro decisivo di Mazinga che supera... impermeabili l'ambiente e passano in vantaggio al quarto d'ora con Vantaggiato che vince il duello a sportellate con Esposito, se lo beve con il sinistro, conclude con il destro, Gillet mette i pugni, Stellini la testa sulla conclusione di Mariga, ma nulla può il Bari sulla conclusione del Parma nel giro di 10 secondi, quella vincente di Vantaggiato al 17° gol in campionato, il centravanti barese di nascita e barese di crescita calcistica che sblocca così il big match della 34esima giornata per la gioia dei 1000. Parma soffre ma si riaffaccia nella metà campo del Bari al minuto 27 e passa ancora una volta traversone di Zenoni a liberare Paloschi per il raddoppio giallo-blu. Gelo al San Nicola, Bari 0, Parma 2 con il colpo di testa vincente del centravanti di scuola milanista che fa un passo indietro per eludere la marcatura troppo... Poi il colpo di testa, poi l'argentino va a servire un bel pallone a Zenoni, entra in area ed è vincente il piattone che questa volta batte Gillet. E dunque Parma in vantaggio al 36esimo, ma Gillet tagliato fuori dall'intervento del suo compagno di calcio di punizione, preoccupato Ventura, poi scende il difensore Andrea Masiello, chiede l'1-2 a Camatà, il gol di Masiello, bel gol, ed è 1-1 all'85esimo, rivediamo il gol di Masiello.